quella del dottorando è una figura mitologica, ibrida tra uno studente e appunto un ricercatore. Dottorato di ricerca, che cos'è e come si entra in un dottorato di ricerca in Italia? Ne parliamo in questo video. Ciao a tutte e ciao a tutti, io sono Elena, sono una dottoranda di ricerca in filosofia morale al terzo anno e in questo video rispondo all'annosa domanda che cos'è un dottorato di ricerca e come si entra in un dottorato di ricerca in Italia. Ve lo dico in poche e semplici parole. Un dottorato di ricerca è un percorso di studi tendenzialmente definito come di terzo livello, che forma il singolo studente. Infatti si è PhD students quando si entra o PhD candidate, ma in realtà quella del dottorando è una figura mitologica ibrida tra uno studente e appunto un ricercatore e appunto serve per formare lo studente a quella che è la carriera universitaria, quindi forma a diventare ricercatore, fornisce tutti quelli che sono gli elementi, tutti quelli che sono gli strumenti appunto per imparare a fare ricerca. Come si entra appunto in un dottorato di ricerca? Intanto bisogna possedere non soltanto la laurea triennale, ma anche la laurea magistrale o una laurea a ciclo unico, ad esempio come quella in giurisprudenza oppure quella in medicina. Una volta appunto che si ha questo pacchetto completo, ecco, si può fare domanda per i dottorati di ricerca. La prima cosa che in assoluto serve è tendenzialmente un confronto con un docente. Questo perché ve ne parlavo già nel video della tesi di laurea. Nessuno nasce imparato a fare nulla. E un progetto di ricerca, che è quello che tendenzialmente vi servirà per candidarvi per un dottorato, non si costruisce dal nulla. Esistono delle regole, esistono delle modalità per scrivere appunto un progetto di ricerca che abbia tutte quelle caratteristiche che tendenzialmente sono richieste e che sono abbastanza standard. In Italia, appunto, quello del dottorato di ricerca è un vero e proprio concorso al quale si partecipa intanto con i titoli. Quindi è importantissimo che come prima cosa vi costruiate un bel curriculum vitae che renda conto di tutte quelle esperienze collegate alla vita universitaria che possono esservi utili. Se volete poi di come si può costruire un curriculum accademico ne possiamo parlare, però fondamentalmente a parte poi i dati personali si inseriscono l'istruzione, in che tipo di laurea vi siete laureati, con quale voto, quali sono stati i vostri docenti, su che tema è stata e sono sta o sono state le vostre tesi, poi se avete partecipato a dei bandi, delle call, anche magari non direttamente, come dire, collegata ad un possibile dottorato, però secondo me e per quello che mi è stato detto è comunque bene inserirle, corsi di inglese e chiaramente anche il livello di inglese che è molto importante o in generale delle lingue che avete acquisito. Non lo so, anche eventualmente la patente elettronica del computer e importantissimo anche l'Erasmus o il periodo all'estero se l'avete fatto. Ecco, questo è il primo elemento che viene tendenzialmente appunto valutato. Dopo questo, secondo elemento che viene richiesto quasi sempre è quello appunto di costruire, di avere costruito un progetto di ricerca. Non tutti i dottorati richiedono immediatamente un progetto di ricerca, ma se anche non lo fanno in questa fase selettiva, spesso poi durante l'orale vengono chieste appunto le linee di ricerca. Ad esempio, il mio dottorato è un dottorato che ha uno scritto e un orale, e questa non è una cosa comunissima per i dottorati in filosofia. Però, nonostante questo, durante l'orale mi è stato chiesto se avessi un progetto di ricerca e appunto quali fossero le direzioni. Per cui è importante averne e svilupparne uno. Attenzione,
Non dovete fare tutto da soli, anzi è fondamentale che vi rivolgiate ad un docente di riferimento, che vi aiuterà intanto appunto a costruire l'apparato, lo scheletro di questo progetto, perché vi ripeto, ha una modalità di scrittura sua ben precisa, per cui è importantissimo il confronto con chi sa come si costruisce. E in secondo luogo, perché spesso magari i docenti hanno già delle pubblicazioni avviate, per cui può essere che, come dire, il vostro progetto possa essere adattato per essere inserito in un determinato tipo di lavoro che magari il docente ha a cuore o del quale si sta, occupando in quel momento. Quindi la regolina di cui vi parlavo nel video, diciamo, per la costruzione della tesi di laurea torna a essere sempre utile. È importantissimo il confronto con il docente di riferimento che avete scelto per questo percorso. Quindi, appunto, è importante costruire un progetto di ricerca che fondamentalmente non è null'altro che una dichiarazione di intenti, cioè quello che voi volete fare a partire dalla letteratura esistente sul tema, e dove volete arrivare, quali novità ha il vostro percorso, rispetto a quello che già esiste in letteratura, come lo volete fare, quali sono i vostri strumenti, se c'è una ricerca qualitativa o quantitativa, che tipo di ricerca sarà, come si inserisce, quali sono gli strumenti che pensate di utilizzare, a quale tipo di popolazione intendete rivolgervi, con quale setting, eccetera. Quindi, ripeto, è una vera e propria mappa, diciamo, che mostra il percorso che voi vorreste fare rispetto a quello che già c'è e che novità porterebbe alla ricerca già presente sul tema. Spesso poi vengono richieste anche delle lettere di raccomandazione, che non sono null'altro appunto che lettere che dovete chiedere di compilare a docenti, spesso due, alcune volte sono anche tre, che semplicemente scriveranno un po' quello che è il vostro profilo. Lo studente o la studentessa lo conosco da X tempo, si è laureato con me, ha fatto questo tipo di percorso, è un po' come una lettera di presentazione. In alcuni casi, in alcuni dottorati, questo soprattutto va molto all'estero, c'è anche questa, come dire, appunto proprio lettera di presentazione in cui invece siete voi che vi raccontate e che spiegate, appunto, perché quel dottorato di ricerca è adatto a voi, perché vi candidate, perché siete i candidati ideali ed eccetera. Quindi, appunto, la costruzione del curriculum, il progetto di ricerca e le letters of recommendation sono caratteristiche che fanno tendenzialmente sempre parte dei dottorati o quasi sempre parte dei dottorati in Italia. E questa è la prima fase. Spesso alcuni dottorati aggiungono a questo anche un test scritto. Questo diciamo che non è comunissimo per i percorsi dottorali in filosofia e in storia, ma in generale lo è molto per tutti gli altri dottorati, no? Per cui fondamentalmente non si tratta di null'altro che di scrivere un tema. Tendenzialmente vengono scelte dai docenti due o tre tracce che chiaramente vengono scelte in base al tipo di studente che si ha davanti, anche quando non preoccupatevi se si tratta di un dottorato con tante discipline all'interno come è il mio. Ci sono, ad esempio, nel mio dottorato ci sono giuristi, ci sono psicologi. Ci sono umanisti, ci sono economisti e esistono delle tracce che sono per giuristi ed economi, tracce per psicologi e umanisti. Quindi state tranquilli da questo punto di vista. Ci sono tendenzialmente due o tre tracce. All'inizio della giornata si sceglie appunto la traccia e poi si hanno a disposizione tendenzialmente 4 ore per scrivere quella che è la risposta a quella traccia. Tendenzialmente, anche in questo caso, si utilizza sempre la struttura del progetto di ricerca. Ecco perché è appunto importantissimo imparare a farlo, anche se non è strettamente richiesto al momento dello scritto. Prima fase andata, spesso a questo punto avrete già i risultati della primissima fase di selezione e non resta che il momento conclusivo. Il momento conclusivo è quello dell'orale. Nel momento dell'orale, tendenzialmente, quando c'è un progetto di ricerca, si discute sul progetto di ricerca e c'è anche proprio un po' un momento di defense in cui vengono trovati possibili problemini e quindi voi dovete anche un po' appunto difendere quella che è
la vostra proposta. Invece, per quanto riguarda quei dottorati che hanno anche lo scritto, spesso si parte un po' dallo scritto e poi vengono fatte domande che possono essere appunto qual è il progetto di ricerca che vorresti sviluppare e lo si va un pochino a difendere. Al termine di tutto questo, quindi di scritto più orale, vi viene dato un punteggio e questo punteggio decreterà se sarete o meno vincitori di borsa. Infatti, il dottorato si può vincere o non si può vincere purtroppo con borsa o senza borsa. Infatti, tendenzialmente le università mettono a disposizione dei propri studenti delle borse di studio che possono provenire dal dipartimento, che possono provenire da finanziatori esterni che andranno a aiutarvi durante questo percorso appunto di studio ma anche di lavoro. Io non sono molto d'accordo con chi vuole oscurare i numeri, io penso che siano importantissimi perché uno deve sapere esattamente a che cosa va incontro e il dottorato con borsa si aggira tendenzialmente intorno ai 1200 euro, poi alcuni hanno chiaramente netti. Qualcuno ha qualche cosa di più, perché magari le risorse sono di più, come ad esempio, non so, penso al San Raffaele di Milano, no? In alcuni casi c'è un po' meno risorsa economica, però si tratta di un vero e proprio lavoro che vi fornisce un vero e proprio stipendio. Ed è talmente un lavoro che al termine del dottorato il dottorando ha addirittura diritto ad un periodo di disoccupazione di circa 6 mesi, quindi per dirvi che non state andando a fare soltanto di studenti, ma state andando a appunto fare un lavoro. Il dottorato si può vincere anche senza borsa, questa cosa è molto più comune all'estero. Io vi consiglio comunque di tenere in considerazione eventuali anche dottorati senza borsa, per cercare di comprendere con il vostro docente, con la vostra docente o con il vostro dipartimento se c'è la possibilità di trovare dei fondi esterni. A me questa cosa, ad esempio, scoraggiava moltissimo, io non avevo la possibilità di fare altri 3 anni senza percepire un euro. Per fortuna vinsi un dottorato con borsa. Non sapendo benissimo come funzionava questo mondo, mi ero detta: se vinco il dottorato senza borsa, mi ritiro immediatamente perché non ce la faccio, no? E invece vi consiglio comunque di darvi un momento di tempo per prendere in considerazione anche eventuali fondi che possono arrivare e che possono aggiungervi per aiutarvi durante quel periodo a sostentarvi. Peraltro, per i dottorandi senza borsa c'è anche la possibilità di affiancare un'attività lavorativa. Quindi, ad esempio, se siete laureati in materie umanistiche, potete anche rivolgervi al mondo dell'azienda o a quello della scuola. Per cui, prima di rifiutare un dottorato senza borsa, se siete molto appassionati e molto interessati, valutate tutte le alternative, perché se ne possono trovare veramente moltissime. Benissimo, ragazzi, ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato, per aver messo like, avete messo like, per aver lasciato un commento. Insomma, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, un commentino di supporto. Se non vi è piaciuto, lasciate un dislike, perché a me serve moltissimo in realtà come riferimento per sapere se contenuti di questo tipo vi sono utili oppure invece se preferite dell'altro. A proposito di questo, vi lascio sempre la mia pagina Instagram, mi trovate come L-R, quindi EL-R, e lì ci confrontiamo tantissimo sui temi, mettere le storie dove faccio degli approfondimenti, per cui può essere veramente per voi una risorsa utile. E potete anche contattarmi in quella sede per chiedermi degli approfondimenti. C'è anche la mail, peraltro, qua sotto, sempre per richiesta di approfondimenti. Spero che vi siate iscritti al canale, a me farebbe veramente tanto tanto piacere se
se lo faceste ed entrassi a far parte di questa mia community in formazione. E nulla, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!